Grazie Presidente. Allora, la delibera che mi appresto ad illustrare riguarda il regolamento per la refezione scolastica. E Roma Capitale manca di un regolamento che disciplini il servizio della ristorazione scolastica e uno dei servizi di supporto all'attività scolastica e che contribuisce alla, come dire, all'esercizio del diritto allo studio. Così come previsto dalla legge regionale numero 29 del 1992. Quindi un servizio inteso come parte integrante della formazione scolastica. Quindi non un servizio inteso come assistenza, ma come una vera e propria educazione alimentare. Nel 2010 il Ministero della Salute ha emanato delle linee di indirizzo proprio per la ristorazione scolastica, linee di indirizzo che prevedono la funzione, che impongono in qualche modo, delineano la funzione pedagogica ed educativa che il momento della ristorazione deve avere per la crescita armoniosa del bambino e quindi finalizzata anche a una sana educazione alimentare, proprio per evitare in qualche modo scompensi nella crescita del bambino. Quindi con questo regolamento noi andiamo proprio a normare, a disciplinare un qualcosa che è di estrema importanza per i bimbi, per chi si avvale del servizio, ma inevitabilmente anche conseguenzialmente anche per le famiglie che si avvalgono di questo servizio. Un servizio che Roma Capitale già eroga, ma che comunque manca di una disciplina vera e propria. Allora, quali sono i punti a nostro parere importanti e contenuti all'interno di questa delibera, di questa proposta di delibera? Intanto l'aver allineato in qualche modo il regolamento con delle linee guida e di indirizzo che già erano state emanate mesi or sono dall'assessorato e quindi condivise e approvate dall'Aula, quindi il passaggio graduale da una refezione da una refezione in autonomia di alcune scuole a una refezione che sia centralizzata, quindi con un bando centralizzato da parte dell'amministrazione comunale. Un passaggio graduale, ho detto, perché si dovrà completare entro il 2020. L'altro elemento importante per noi importante è aver disciplinato le diete cosiddette speciali, quindi le diete per motivi religiosi, per motivi di salute ovviamente, e l'introduzione anche del menù vegetariano e menù vegano, quindi su richiesta dei genitori l'amministrazione dovrà rispondere garantendo un servizio. Quindi un regolamento importante anche per quanto riguarda il contributo economico che le famiglie, le modalità di accesso e di pagamento per le famiglie che fanno richiesta di questo servizio. È un servizio a cui poi inevitabilmente dovrà seguire, qui già abbiamo allo studio dei percorsi educativi specifici per genitori e per bambini, con una serie di conferenze e di incontri che vadano proprio nella direzione di educare a una corretta alimentazione, perché poi l'alimentazione deve essere, come dire, considerato come un unicum, un filo conduttore che metta insieme
alunni, scuola e famiglie in un percorso condiviso che sia veramente a carattere educativo. Grazie.